Flavio Insinna. Buonasera, grazie, buonanotte, Flavio. Buongiorno, buonanotte. Grazie. Allora, io sono, tu lo sai, particolarmente felice, ma sono molto felice i ragazzi, perché mi hanno chiesto loro di averti qui. Perché è un problema. Perché sei per la generazione Z, proprio per essere portatore di valori, ma anche per la tua onestà intellettuale, il tuo approccio sempre molto umile e includente, un'icona per loro. Quindi hanno un sacco di domande, però parto io. Certo. La tua caratteristica è sempre stata questa, cioè quella di essere sempre un uomo molto pragmatico, io dico umile perché mi piace questo aggettivo, e soprattutto un uomo, diciamo, anche un po' diverso da quelli che sono nel mondo dello spettacolo, perché tu lo vedi e pensi a un amico, no? Alla persona che puoi incontrare anche nel pianerottolo, nella porta accanto. Allora, sei stato sempre così anche da ragazzino? Ragazzino ero molto molto più timido di così. Negli anni ho imparato a gestirla, perché alle volte viene scambiata per ritrosia il mio non andare alle feste, non è come si suol dire, come dicono i giovani, tirarsi, che proprio faccio fatica. Sto bene in pochi, ecco, questa è la misura. Questa è la misura giusta. Un'amica affidata dei ragazzi, perché all'età mia è tempo di stare con i giovani e spendersi per loro. È quello che faceva il maestro Proietti. Certo. E quindi ho imparato solo allora, quello, la timidezza è sempre assente. Il mestiere è un po' cura, lo a sappiamo. A proposito di Proietti, ragazzi, pensate bene le battute che poi diventano vere. È così? E beh, sono 2 anni che è mancato Gigi, che è stato il tuo grande maestro. Ragazzi, un uomo straordinario. Mi emoziona Flavio? Sempre, perché comunque cambia la mia vita. Io la prima volta che lo vedo al Brancaccio con i miei, tornando a casa dal teatro, ero piccolissimo, non lo dico ai miei, ma comincio a pensare, proprio io mi ricordo la frase, dico: ma quel signore fa una cosa bellissima, da solo fa ridere tutti, poi la gente va via felice. Ho pensato una cosa del genere, cioè, ho avuto 8, 9 anni, 7 più o meno. Poi negli anni ho dovuto dirmelo, sono scappato, poi il grande fascino della professione di papà, il medico. Siamo qua con sul cuore il grande appunto, medico, peraltro il papà di Flavio, che non voleva che lui facesse medicina, no, però lui invece, perché aveva già capito che andavo per serate, facevo già il DJ, però il mio lui sogno, lui ha un grande senso di responsabilità e fa che cosa? Raccontaglielo. E dipende quale delle cose, quale? Nel senso che, come dire, tu cominci a pensare, no, di studiare medicina proprio per lui. Sì, e io ho fatto anche, lo dico alla Sapienza, per i ragazzi, per la serie non è mai troppo tardi, io già faccio teatro, avevo 23-24 anni, e sono andato a lezione per rifare chimica, fisica, la matematica del liceo, l'italiano, insomma, quello, grazie al cielo, non l'avevo dimenticato, e comunque il test, quello per entrare a medicina a Roma, alla Sapienza, numero chiuso, lo passai. E non arrivai neanche ultimo, insomma, ero. Poi ho cominciato qualche lezione, sembravo il papà, ormai avevo 24-25, con la barba, vicino a quelli di 18-19, sembrava il papà che aveva accompagnato a lezione di anatomia il figlio. Comunque il teatro chiamava in ti maniera chiamava prorompente, va bene. Perché papà che ti portava, io ho questa immagine di te, perché ne abbiamo parlato tante volte, di te piccolino, no? 8-9 sì, anni, papà all'epoca era, per un periodo è stato il medico della nazionale. Era uno dei no? medici al Santa Lucia, ecco. Che poi seguì anche la nazionale paralimpica italiana, esatto, alle e ti Paralimpiadi. Portava, e tu hai raccontato anche sì, a noi qui che la mia vita cambia là, esatto, lo possiamo dire. Cambia lì, quel scumpa generazione Z. La mia vita cambia là. Un pomeriggio mio padre dice: ti metti il cappotto, lascia perdere i compiti. Mio padre dice: lascia perdere i compiti. Ho detto: è successo qualcosa. E mi porta a Santa Lucia, la fondazione, l'istituto straordinario che è a Roma. E 50 anni fa, perché ne ho 57, ne avevo 7, dice: ti voglio far vedere una cosa. Quel pomeriggio si allenavano e poi giocavano, ci fu la partitella infrasettimanale del Santa Lucia, il basket in carrozzina, e stiamo tornando, ricomincia il campionato, siamo arrivati anche con una delle squadre in Serie A, in Serie A, non lo dico come vanto, lo dico per le ragazze e per i ragazzi che giocano, perché hanno creduto in un percorso, loro, non lo dico per vantarmi, dice: sostengo una squadra che è in Serie A. Per me la vittoria è quando decidono di uscire di casa, affrontare le loro 1000 problematiche, andare ad allenarsi, a giocare, a stare insieme. La mia vita cambia perché vedo una cosa che non pensavo neanche esistesse, si potesse fare, cioè giocare da disabili, non c'era neanche la parola disabili, e papà dice: se quest'anno, no, qualche anno dopo, scusami, perché era a Montreal 76, mi pare 76, le Olimpiadi e poi le Paralimpiadi a seguire, cioè se ti promuovono
ti porto come assistente, cioè che viene a fare il turista, quindi spingi le carrozzine, aiuta Re. Già vedendo quella partita, ripeto, cambia la mia vita, cioè entro in un mondo che ancora adesso, appunto, dopo 50 anni, sono tra le persone che sostengono due squadre del Santa Lucia, Giovani e Tenaci, del basket in carrozzina. Perché cambia la mia vita? Perché capisco che non c'è da giudicare, non c'è da dire chi è più fortunato, chi è meno fortunato, c'è da rimboccarsi le maniche e c'è da aiutare, spendersi. Negli anni poi la vita ha fatto una cosa straordinaria per quanto mi riguarda, mi ha dato praticamente tutto. Allora io credo che sia un obbligo morale, anzi io credo, è un obbligo morale dare una mano. Però, adesso, la parola a Sofia. Prego, un'altra domanda. Mi fa impazzire. Però, ciao, sono Sofia. Però. Io sono attrice. Ecco, io sono una studentessa di recitazione, questa è la mia aspirazione più grande nella vita e quindi vorrei chiederti che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere questa carriera d'attore. Io studio, teatro, sì. Teatro, cinema? Sì, teatro. Teatro. Allora, il verbo è sempre quello, può piacere e può non piacere. Anzi, sono due. Guarda, ti giro quello che dice il maestro Proietti, perché io non mi sento proprio maestro, proprio di niente. Giocare e studiare. Giocare è diverso da scherzare. Il gioco ha le regole, il calcio, qualunque sport ha delle regole che devi imparare. Poi il teatro ci consentirà di tradirle, nello sport non si può. Poi quando si è davvero tanto bravi si può anche svisare, come i musicisti, e non fare proprio le note scritte, ma quello arriva dopo. Studiare e giocare. E ti posso dire una cosa, siccome è un mestiere, e sempre uso le parole del maestro Proietti, perché io ripeto, non sono all'altezza, lui diceva, core a tutti, ci chiamava core perché la sua capacità di amare era infinita, c'è core, regà, io ve lo insegno tutto il mestiere, ma può lasciare poveri e infelici. Lui voleva dire che il vostro talento, il suo, nel trasfonderci tutta la sua passione e le cose che sapeva, era sicuramente garanzia di uscire dalla scuola avendo studiato, ma questo non voleva dire diventare popolari, odio famosi come aggettivo, popolari, bravi, riconosciuti. E allora io qui mi sposto per un attimo dal maestro Proietti a Rilke, che nelle lettere al giovane poeta dice, il giovane poeta gli manda dei suoi scritti, dice, mi dice se sono bravo, ce lasci perdere, cioè quello viene dopo. Lei al buio, nella sua stanza proprio gli scrive, si chieda al buio, con grande sincerità, se può vivere senza scrivere. Se la risposta è no, non posso vivere senza scrivere, scriva, cioè poi scopriremo se è bravo. Allora, io me lo chiedo ancora. Grazie. No, io me lo chiedo ancora, dice, posso starci senza questo mestiere? No. Il teatro sicuramente, il problema sai qual è? Che sicuramente la televisione può stare senza di me, perché uno dice, io non posso vivere senza il teatro, c'è da chiedere al teatro se il teatro... Allora, questo non è vero anche perché... Però scusa, Moria, devo dire una cosa, nel senso studiare, cioè, sicuramente qualcuno di voi poi insegnerà... L'hai veramente entusiasmato. Al di là del teatro, no, lo dico per te, lo dico per qualcuno di voi poi insegnerà, diventerà professore, rettore all'università. C'è una cosa bellissima, importantissima, e non ci ritroveremo in questi anni di guerra e di divisioni se avessimo ascoltato Maria Montessori, che muore negli anni 50, quindi ce l'ha lasciato da quasi 80-90 anni, uno scritto fondamentale dove dice a scuola non si insegna mai la cooperazione, la collaborazione. È un verbo, se ci fate caso, io faccio fatica, non me lo ricordo manco al liceo, cooperare e collaborare. Si insegna subito la competizione. E invece no. Che è il primo passo verso la guerra. Cooperare vuol dire la pace insieme. E ti dico un'altra cosa, gioca insieme. Questo me l'ha insegnato Proietti, Frassica, Batantuono, ti può bastare come certificato, insomma, ripeto, non dico cose mie perché non sono all'altezza. Basta. Non avere mai paura di essere in scena con quelli e quelle più brave di te, sembrerai più brava pure tu. Spesso l'attore si spaventa, pensa che con uno più scarso farà più bella figura. E invece no, Sofia. Perché è come in mare, se te prende al collo uno che non sa nuotare, che c'ha paura di affogare, te tira sotto lui. Io faccio sempre questo esempio, se la palla te la dà Totti, te la mette addosso, tu la devi neanche stoppare, te la lascia ferma là, se te la passo io che sono scarso la devi rincorrere a 100 metri. Vai sempre in scena con chi è più bravo di te. Sofia, dammi retta. È vero che vuoi vedere Ho sposato uno sbirro? No, lo voglio vedere assolutamente. Ho sposato uno sbirro. L'ho intristita, l'ho intristita, vuole andare via. Ero un ragazzo qua. Che c'è? Che ti devo dire una cosa, che ci ho pensato bene, a questa cosa ci ho pensato a lungo, e anche tu magari all'inizio quando la sentirai direi ma che è sta cosa, che invece quando poi ci avrai pensato bene così come ci ho pensato io a questa cosa,
Tu dirai, ma sì, tutto sommato è la migliore cosa. Ma che stai a dire? Oh. Ciao Lorenza. Ciao Diego. Buone notizie? Quelle dopo, prima le cattive. Come le cattive? No, oggi non ci sono notizie cattive. Quelle le porto io e riguardano tua moglie. Se finisce mai. Perché poi lo so cosa vorresti dirmi. Ho agito distinto, ho agito in buona fede, mi conosci, ho agito senza pensare. Sembra di sentire un vecchio disco rotto da quelli che stancantano e dicono sempre la stessa cosa. Stella, non sono riuscito a insegnarti niente. Ma sai qual è la cosa più triste di tutte? Io nel mio piccolo sono sempre riuscito a farmi capire da tutti. Sempre. Ho fallito solo con te. Lo sbirro con cui vivo, dormo, mangio e che mi sono pure sposato. Tranquillo, non dovrei più vergognarti di me. E perché? Chiederò il trasferimento. Ma dove vai? Non lo so. Beh, io vi confesso che l'avrò visto forse 20 volte, ma lo vado a ricercare su RaiPlay perché mi piace moltissimo. Mi piace anche RaiPlay questa dinamica con Cristian Filangieri. Mia mamma in grande i pomeriggi mi telefona, c'è lo sposato lo sbirro, mamma, di che la sei c'è. No, devo dire una cosa, è un esperimento Rai riuscitissimo di poliziesco fantasy, spiego, perché che io contemporaneamente fossi marito di Cristiano Filangieri ma anche desiderato da Luisa Corna. Beh, è una roba di fantascienza. Non è vero. Che può succedere, gli unicorni, mancavano gli unicorni, vero. Però no, loro delle compagne di gioco di viaggio fantastiche, c'era anche Antonio Catania, un cast pazzesco, e Serena Rossi era là, Serena giovane Rossi poliziotto era lì, è vero, e sicuramente mi scordo qualcuno, e Marco Bocci, Francesco Arca, è uno dei tanti regali che mi ha fatto la Rai, quindi io continuo a dire, perché ringrazi quando vai ospite? Che devo fare? Ti chiamano le amiche, gli amici, certo. Le persone ti chiedono le cose, ti fanno fare le cose e se è non ringrazi... sei bravo. Sì, allora, Andrea Pala, senti che ti chiede. Andrea. Guarda che sono tante le domande, vai. Io ti volevo chiedere, sicuramente per arrivare fino a dove sei arrivato tu il talento non basta, cosa altro serve? Questa è una bella domanda. E allora? L'ha detto già studiare, ma forse studiare anche va bene, giocare. Disciplina? Quella sempre. E ho saltato, ma lo dico ragazzi, è un mestiere fantastico, appunto ti chiedono le cose, poi motore, azione, e giochi a fare le scene. Quindi non sto parlando, io non ho mai usato la parola gavetta. La gavetta è chi fatica veramente. Io ho giocato, ho fatto quello che volevo. Sicuramente ho saltato molti Natali, sicuramente ho trascurato alle volte le persone care perché ero in scena, perché ho fatto Capodanno in dei posti che Setti Lidio c'è davvero, sì, ho fatto il mio compleanno da solo al Palaghiaccio di Visso, peraltro bellissimo, perché giravamo Don Matteo, non ho sentito nessuno per giorni, per sentire, non, Don Matteo adesso anni... lo vediamo, ci devi, Don Matteo, ti deve, perché ripeto, ragazzi lo vogliono ti vedere. Deve veramente piacere. E poi c'è una cosa, c'è la fortuna, uno può anche, se è credente, mia nonna quando dice buonanotte ci vediamo domani, lei aggiungeva sempre se Dio vuole, se Dio perché vuole. È vero, noi diamo per scontato che ogni nostro respiro si chiuderà con un'altra espirazione e magari no, e chiudiamo solo il respiro e non si riapre, dice ma che pessimista, no è la vita, che poi come dire, in questo non è infinita, quindi... Oppure uno dice io non credo, e allora un pizzico di fortuna. E qui torna il maestro Proietti che diceva, regà, io l'avrei fatto pure, c'è che continuavo a suonare nei night all'università e mi divertivo. E questo è bellissimo, ragazzi, bellissimo. Ragazzi, allora, lo diceva Gigi. Allora, io ho citato Don Matteo, ma soprattutto loro, quando preparavamo insieme agli autori, a Marcello Villella, a Simone Di Carlo, a Simone Pinelli, i contributi, ci siamo riuniti e loro mi hanno detto, vabbè, ho sposato uno sbirro, lo vuoi tu perché lo voglio io. Dice, però noi vogliamo Don Matteo. Va e bene. Allora, Don Matteo, sia, prego. Sì, grazie. Don Matteo, era il maresciallo, hanno trovato la bambina. Ah, che bella notizia, meno male. Sì. Finalmente. È un messaggio di mia figlia che finalmente si è degnata di mandarmi un messaggio. È arrivata a Spoleto, sta a casa del maresciallo. Eh sì, e come sta suo figlio? Credo bene, cioè che non... Capitano, cioè colonnello, vado da suo figlio. No, io... cioè. Non si preoccupi. No, perché... Capisco, quindi posso... Grazie. Con permesso. Quello che succede qua dentro, a Villa Marina, non può e non deve rimanere soltanto qui. So bene che ci si può vergognare della condizione in cui vi trovate. Perché so quanto può essere pesante il modo di guardarvi della gente là fuori. Ma nessuno deve provare compassione per voi. Nessuno.
E allora darete prova di chi siete, di quello che sapete fare in una manifestazione aperta al pubblico. E finalmente tutti vedranno il vostro valore. Io ti voglio fare sentire, Nanur, che è, insieme a Eugenio è una volontaria del Gemelli. Nanur. Io sono Nanur. Faccio l'interprete all'ospedale Gemelli. Noi aiutiamo i pazienti a comunicare con i dottori, i infermieri, quindi è una storia bellissima la loro. Tra l'altro io ho voluto che lei fosse qui, perché lei è una ragazza speciale, tra l'altro, una ragazza di nazionalità, dillo tu, Nanur. Metà siriana, metà armena. Metà armena. Insieme ad Eugenio loro sono dei volontari veramente sul campo, fanno, diciamo, quello che tu fai sempre, sono vicini ai pazienti e li aiutano, i pazienti più anziani che magari sono soli, che non riescono a comunicare perché hanno delle patologie oppure semplicemente perché sono molto molto anziani, e loro li aiutano con un sorriso, come fai tu. È bellissimo, molto bello. Bravi, buon ragazzi, lavoro, che poi è una missione. Grazie. Parlando con i mediatori culturali, gli interpreti, che praticamente sanno quasi tutte le lingue, come gli altri dialetti africani di tutte le persone che arrivano, la prima frase che dicono è: ora sei al sicuro. Poi ahimè la vita ci dice, ma poter dire, cioè poter capire, cioè io mi immagino al contrario, arrivo in un posto che non conosco e c'è Nanur che in italiano mi dice stai tranquilla. E lei quello dice, Nanur, guarda, sta sorridendo. Ragazzi, perché è fondamentale, guarda, è fantastico, Flavio, è magico questo incontro nostro, perché la parola che lei usa, io l'ho vista perché sono stata con lei in corsia al Gemelli, è proprio questo. Lei non deve avere paura perché adesso è al sicuro. Guarda, mi viene un brivido, veramente. Allora, vogliamo andare a vedere un pezzettino della classe degli asini? Daur, nella lingua dei galli, significava montagna. Quindi i galli della montagna. I galli che vivevano ai piedi del monte. Quindi i galli taurini erano i pie... Erano i pie? Erano i piemontesi. Eravamo noi. E certo, zanellate, i galli taurini eravate voi, i piemontesi di quell'epoca. Casale, le classi differenziali non aiutano i ragazzini come Riccardo. Li schiaffano in un angolo e li escludono per sempre. Perché la legge è chiara, no? Se Mancuso si applicherà quest'anno, il prossimo anno potrà essere reinserito di nuovo nella sua classe. La legge è una cosa, la realtà è un'altra. Lo sapete come va a finire? L'anno prossimo non andrà più a scuola. E io credo una cosa, che se noi lo cacciamo, se noi cacciamo questo bambino, questa scuola diventerà come un ospedale che si tiene quelli sani e caccia i malati gravi. Vi prego, ascoltatemi, vi prego, padre, lo dico pure a lei. Noi stiamo preparando Riccardo Mancuso alla disoccupazione. O anche peggio. Voglio dirvi una cosa, aspetta, lascia perdere. La prima cosa, nella scena appunto dove sono il maestro, l'insegnante a scuola, nella classe degli asini, il primo bambino che si è visto è Ricky, sì, pare che abbia appunto, dice, la sindrome di Down. Questo è, come dire, irrilevante per noi. Dal 2015 abbiamo girato il film, ci siamo dati il numero di telefono, mi scrive, mi manda gli audio, mi chiede. Lo vedi come sei papà? Si può essere papà. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Guarda, non biologicamente, papà si è nel cuore e tu lo sei. Allora, noi ci dobbiamo salutare perché saremo qui tutta la notte con lui. È vero. Ma Jacqueline, una domanda al volo. Ciao. Allora, con quale donna dello spettacolo sei rimasto più in rapporto? Cristian Filangieri, Vanessa, incontrata tantissime. Dico la verità? Di la verità. Natalie Guetta. Ah, bene, che è mia sorella, Natalina di Don Matteo. Natalina di Don Matteo. Mi ha scritto ieri da Parigi, soprattutto perché ti scrive e ti porta sempre in un suo mondo fantastico e dice: Flavio, ma perché non presentiamo Sanremo noi? Insieme. E io dico: sì, aspetta, adesso chiamo Amadeus e glielo dico. Allora, sai che titolo ho dato io da alla Parigi, nostra intervista? Te lo chiede e riattacca. Ma tu sai che titolo ho dato alla nostra intervista? Io sono sicura che tu... Fuori di testa, no. Il titolo è questo. Il tuo messaggio a loro è quello di non smettere mai di sognare. No, quello, ma aspetta, però c'è una cosa, vi dico una cosa, bellissimo, sono d'accordo, ma è la cosa più difficile, il mondo è più faticosa se li vogliamo realizzare. Quelli che dicono io sono un grande sognatore, ma qualcuno di quelli le vuoi realizzare, allora vi dico, ve lo ricordo, dall'altra parte dei sogni c'è la realtà sognata ed è una cosa bellissima e vi auguro di arrivarci. Grazie Flavio, dai, grazie di cuore, le sere l'eredità. E veramente, guarda, sono molto contenta che loro, per cui tu sei un'icona, oggi abbiamo avuto la gioia di averti qui.